Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Anche quest'oggi ragazzi il video sarà piuttosto breve, anche perché quello che andremo a fare signori sarà leggerci tutti i documenti che sono presenti nell'ascensore orbitale. Direi anche di entrare immediatamente. Sono arrivato al piano 520, lo so, vi avevo detto in passato che li avremmo visti tutti quanti una volta completata la torre, ma è davvero complicato riuscire ad arrivare in cima. E attualmente non so nemmeno se il livello massimo è il 674, cioè sta questo tipo fermo qua sopra da un fottio di tempo, quindi non so se si riesce ad andare avanti, se ci stanno altri stage, ma i dati contenuti nell'archivio, signori, sono piuttosto interessanti. Immagino che a breve, in game, con l'uscita dei vari mondi, ci verrà spiegato qualcosa di più. Dunque questo potrebbe essere effettivamente anche considerato un video spoiler parte 1, perché più avanti andremo a leggere tutti gli altri documenti presenti qua nell'archivio. Probabilmente quando finiremo la torre, non so se siamo a metà strada, se siamo più avanti della metà, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che per il momento io partirei dunque dall'archivio, ovvero dal piano 51. I primi dati li troviamo al piano 51. Abbiamo un bel po' di roba da leggere ed effettivamente, come detto, non so quanto possa durare il video e sarà solo ed esclusivamente incentrato qua sull'archivio. Beh, direi di entrare qua nel piano 51. Questi piani, oltre a contenere tante informazioni, man mano che si sale a torre sbloccano davvero un fottio di gemme, quindi se ancora non avete effettuato la torre orbitale vi consiglio di fermare qua il video, perché contiene spoiler, come detto. Sicuramente sono spoiler che verranno inseriti man mano con l'aggiunta degli altri mondi, come vi dicevo. Ed inoltre, se andate ad effettuare l'ascensore orbitale, riuscirete ad ottenere davvero un fottio di ricompense, gemme comprese. Partiamo dunque dal primo file. Articolo di marzo 2015. Progetto di esplorazione spaziale. Un fallimento cosmico? L'imprenditore, non ben specificato come nome, punto interrogativo, lo chiameremo così, l'imprenditore punto interrogativo che ha scioccato il mondo con il progetto La Bose, ha dichiarato l'impresa un fallimento. 6 mesi fa, fra i 13 membri della spedizione, sono improvvisamente scomparsi nello spazio. Dunque, signori, già fin dall'inizio ci viene raccontata qualcosa di più su questo mondo. E del progetto La Bose, dunque, attenzione, perché ha a che fare con Lorelaine tutta questa storia. In agosto i portavoce della fondazione, punto interrogativo, hanno attribuito il fallimento all'incapacità di rispondere a variabili spaziali ed identificare le cause dei dati inviati dal team prima di svanire. In poche parole, hanno avuto dei problemi di comunicazione, sembrerebbe. La fondazione, punto interrogativo, è stata criticata per aver definito un'impresa fallimentare l'incidente che ha causato la perdita di 13 vite. Gli esperti. Qualcuno ha scarabocchiato sull'articolo. Ciarlatani. Chissà cos'altro c'era scritto su questo articolo. Beh, li hanno definiti dei ciarlatani. Passerei al prossimo piano. Siamo arrivati al piano 101 e il documento creato a settembre 2025, quindi sono passati 10 anni, riservato 22/9/2025, dipartimento cancellato, reparto di Don Jones. Non credo di aver mai sentito questo nome in game. Questo documento non può essere consultato senza due o più firme autorizzate della sicurezza di livello 7 o superiore. C'è qualcosa di scritto in questo documento che non possiamo visualizzare, sembrerebbe. 11/4/2025, ricezione di onde radio tramite cancellato, confrontando 30 anni di protocolli, si conferma la provenienza dell'onda del team del progetto La Bose nel 2015 della fondazione, parte 3. Ok. Quindi stanno arrivando dei segnali forse ritardo? Secondo diversi video decodificati, forse sono le videocassette che abbiamo trovato in giro per la mappa, gli ecosistemi di Tethys e Terra sono simili al 96%, pagina 5, il rapporto sull'ecosistema inviato dall'equipaggiamento danneggiato è insufficiente per la ricerca, è danneggiato ed è insufficiente per la ricerca. Ok, quindi... sì? Sono stati inviati questi video dunque?
Immagino che si riferisca alle varie videocassette che abbiamo trovato noi su questo mondo. Oddio, non ne sono sicurissimo, però. Un decesso cancellato e 12 sopravvissuti al momento della ricezione delle onde. Ma questi file cancellati, mi scusi, ma non c'è modo di leggerli? Decisione su cancellato, in sospeso per cancellato, possibilità di ulteriori ricerche sull'economia prevista per cancellato, si richiede estrema precauzione per evitare fuga di notizie, cancellato, giusto? Ci siamo, glielo mettiamo, un altro cancellato, su via. Altro piano, altri documenti da leggere. Novembre 2030, quindi sono passati ulteriori 5 anni. Rapporto dall'indagine. Caso numero 30VN12935QN. Data 1 novembre 2030, responsabile Tom Curling, anche questo nome mai visto in game. Il furto della salma di Jason Cobley. Ok, qualcuno ha rubato la salma di qualcuno, sembra. Descrizione caso 1 novembre ore 2.30, spedizione della salma di John Cobley dall'obitorio di Roxanne Medical Hospital. Roxanne Medical Hospital, ok, ci sarà qualcosa incentrato su un ospedale probabilmente, un qualche capitolo incentrato sull'ospedale, su un qualche tipo di ospedale, un mondo dedicato all'ospedale, probabilmente sì. John Scobley, ammesso in ospedale il 30 ottobre con dolori sconosciuti, dichiarato morto il 1 novembre alle ore 2, spostato in obitorio 30 minuti dopo il decesso. Jane Royce, altra persona che non abbiamo mai sentito nominare in game, almeno credo, la persona incaricata di spostare il corpo, dichiarò che il cadavere scomparve mentre stava cambiando i guanti chirurgici, quindi è un dottore, un medico, un infermiere, qualcosa del genere. Secondo la dichiarazione era uscita per 2 minuti. Al posto del corpo c'era una sostanza nera, coagulata, i cui componenti stavano venendo analizzati. E qua la sostanza nera, signori, si rifà al virus L. Virus L che secondo me sta proprio per virus Labosa, quindi immagino che il tutto ha a che fare con Lorelaine in qualche modo, che guarda caso ha un nome che inizia per L. Coincidenze? Io non credo. L'ospedale concluse che la morte di Cobley fu dovuta a una grave malattia degenerativa e alla rapida perdita di proteine e cellule. Qualcosa non è andato per il verso giusto durante questi esperimenti che hanno fatto. Non si sa se ci sia un nesso tra la morte e il furto della sarma di Cobley. I risultati dell'esame sulla sostanza trovata decideranno la direzione dell'indagine. Ok. Articolo di luglio 2025, quindi qua ritorniamo nel passato nuovamente. Scomparso il leader del progetto Labose. Sono passati 10 anni dalla sparizione dell'equipaggio della spedizione spaziale. È una specie di scioglilingua, signori, e che cos'è? Non si conoscono i movimenti del rispettato imprenditore punto interrogativo che diresse il progetto. Non so se in game c'era stato rivelato il nome dell'imprenditore, adesso non ricordo. Magari ci viene rivelato man mano che leggiamo i documenti? Sono sorti sospetti quando la fondazione, punto interrogativo, ha iniziato a liquidare le sue attività 2 anni fa. I funzionari della fondazione hanno commentato che, punto interrogativo, è irreperibile da giovedì scorso. Ok, quindi già era scomparso da un po' di tempo. Le denunce per la persona scomparsa possono essere sporte dai familiari o da terze parti legalmente autorizzate. Nessuna denuncia è stata sporta per punto interrogativo, dato che non viveva con i congiunti. La fondazione sta cercando parenti prossimi di punto interrogativo per sporgere legalmente denuncia di scomparsa. Non ha parenti né chi può sporgere una denuncia per scomparsa? È strana come roba, però ok. Un avviso per il nuovo personale dell'istituto di ricerca L. Diamo il benvenuto ai nuovi membri dell'istituto di ricerca L. Entrando in azienda avete dato il consenso alla riservatezza e al regolamento all'interno dell'istituto. Ok. 1. Secondo la regolamentazione per la gestione della sicurezza e biosicurezza del laboratorio, i ricercatori devono seguire corsi di formazione ogni trimestre. Siccome l'istituto di ricerca L studia microorganismi ad alto rischio, prendiamo tutte le precauzioni in merito alle questioni di sicurezza. Ok, microorganismi.
Quindi le labose sono dei microrganismi in realtà, non è neanche un virus, credo, non è ben specificata come cosa. Si parla di virus, si parla di microrganismi, che potrebbero essere anche dei funghi, in realtà, spore, muffa, roba del genere. 12. Per ragioni di sicurezza, i ricercatori devono stare in alloggi appositi e i contatti con gli esterni sono limitati. Una chiamata, una videochiamata al massimo, e neanche secondo me, perché se è una cosa top secret, insomma. Dall'inizio alla fine del loro impiego in azienda, ai ricercatori è concesso di usare solo il cellulare aziendale e uscire con il team nella direzione ogni 2 domeniche. Wow, hanno un giorno libero ogni 14 giorni e non possono vedere la famiglia, è pesante, spero che vengano pagati bene, che cos'è? 21. In caso di violazione del regolamento dell'istituto si seguirà una procedura per dimissioni. Dimissioni in che senso? Perché se non lo fai uscire prima, cioè dimissioni mi sembra anche un po' una minaccia quasi di morte. L'impiego nello stesso settore o in altri sarà limitato. Alcuni ricordi potrebbero andare persi durante la procedura di congedo all'istituto di ricerca L. Non sarà ritenuto responsabile. Cioè le fanno il lavaggio del cervello. Vabbè, meglio della morte. Il lavaggio del cervello da Men in Black ci potrebbe ancora stare, subia. Rinnoviamo il benvenuto all'istituto di ricerca L. Daremo valore al vostro impegno. Vi sosterremo per il vostro duro lavoro. Vi ringraziamo in anticipo per i progressi scientifici per l'umanità che farete in futuro. Ok, questo era semplicemente il regolamento dove ci spiegavano che i ricercatori di questo virus erano un attimino bloccati nel laboratorio, potevano fare ben poco della loro vita e davvero dovevano utilizzare il cellulare aziendale che sicuramente era sotto controllo e non dovevano fare traperare informazioni e quant'altro, immagino. E come detto, non potevano nemmeno vedere i familiari fin quando non terminavano la loro carriera. Anni e anni, immagino. Comunque, andiamo avanti. Siamo più o meno a metà strada del nostro percorso che facciamo oggi per scoprire le informazioni presenti qua nell'ascensore orbitale. Qualcuno ha lasciato un registro. 1 febbraio 2025. I membri del team di spedizione su Tethys sono vivi. E solo questo è un successo. Tuttavia, i dati sono danneggiati e bisogna attendere per averne di nuovi. Probabilmente sono le varie cassette che sì, abbiamo visto, magari, è morto quello, ci stanno attaccando, eccetera, eccetera. Probabilmente è una cosa che si svolge nello stesso lasso di tempo, probabilmente sì. 12 aprile 2025, il laboratorio è attivo da 3 mesi e si stanno ancora analizzando i dati. Ho speso molto tempo per questi microbiologi, che perdono tempo come se fossero in ferie, ma non per molto ancora. 21 aprile 2025, ecco, abbiamo trovato un andamento irregolare dei dati, vale a dire segni di vita, batteri che creano schermi vitali inesistenti sulla Terra. I miei batteri sono... batteri labose. Decidetevi, è un virus, è un batterio, è un microorganismo che potrebbe essere anche un fungo, non è ben specificato. Cosa sono ste labose? 27 aprile 2025, da ieri l'esperimento ha iniziato a produrre batteri. Ok, forse sono batteri? Forse ci sono vari ceppi? L'umanità sta per ricevere un dono importante da parte mia. Scambio di messaggi di qualcuno. 14-12-2030, quindi siamo nuovamente 5 anni avanti rispetto agli ultimi messaggi che abbiamo letto, alle ore 2.44. Parla Mary, signori, e dice: parti subito, a casa fai bollire l'acqua prima di usarla e bevi quella in bottiglia. Alle 15-12-2030, alle 8.21, risponde Joanne. Punto interrogativo, che sia Mary il punto interrogativo non ne ho la più pallida idea, o sta rispondendo con qualcun altro. La questione sui nuovi pazienti? Pare che non sia niente. Non si sa niente, non sia niente. Ok. 15, 12, 14, 34, Mary. Penso anch'io, ma ora... Non so sti messaggi, sono un po' confusi sti messaggi secondo me. E alle 14.37 dello stesso giorno
Mary manda un altro messaggio. Gli antibiotici non funzionano. Sono io la persona da contattare. Non posso lasciare l'ospedale. Alle 16:19, Joanne, hai contattato quella paziente Mary? Joanne, Mary, punto interrogativo. Ancora non sappiamo chi è questo punto interrogativo, signori. Sembra il diario di qualcuno. 19/8/2030, impegni di oggi, alle 9:15 lezione online, 15:30 pulire la casa, soprattutto il bagno, che schifo, 17 shopping, prendere la tessera dei residenti, maschera antigas, permesso d'uscita. Sì, non voglio rileggere il diario, volevo andare a quello successivo. Qualcuno ha lasciato una lettera. Mamma, secondo i medici mi restano 5 ore. Mi hanno dato carta e penna per scrivere. Mi riempio di tristezza pensando che non ti vedrò mai più. L'altro ieri ero in quarantena, ma in una stanza per 6. Dovevo liberarsi delle persone irrecuperabili e ammettere altre in quella stanza. Non l'hanno detto in questi termini, ma da ieri sono morti in 3. La gente si è letteralmente sciolta. E allora prevista, non riesco a pensarci. Mamma, stai bene, vero? Ho paura, mamma. Così paura che non riesco a pensare a niente. Il resto della lettera è fragido e non si riesce a leggere. Si sarà squagliata? Era Mary? Perché era in ospedale, gli antibiotici non funzionavano, si è beccata pure lei sto virus, batterio, fungo, L che sia. Siamo ormai quasi arrivati, signori, già siamo arrivati al piano 401 e qualcuno ha lasciato un registro. 12/9/2026, seconda dose di Rabose, 3 test, Bae Lintom Litcom, oddio, nomi impronunciabili, Endun Litcom 5 più di Bae, Endum 15 più di Litcom, Bae Litcom nessuna reazione, Endum morto di shock, troppo in fretta per avere uno schema. Cosa? Che è successo? Cosa hanno detto? Non si sono spiegati benissimo. Insomma, che cos'è? 14 settembre 2026, quindi siamo nuovamente un anno dopo il 2026. Favamo un po' avanti e un po' indietro in questo archivio. Insomma, è un po' confusa la cosa. Quarta dose di Rabose. In totale 5 test campione. 4 di essi sono Endum. Ah, diavolo. Però aspettate un attimo, perché stavo rileggendo qua, perché mi era venuto effettivamente il dubbio. Endum non è il nome di una persona, ma è come una metamorfosi, uno stato? Ok, quindi strano, ci sono vari step da superare? 21 ottobre 2026, 19esima dose di Rabose, 21 test campione. Sembra che si attivi all'aria, ma anche senza aria non muore, rimane a riposo. Per aria forse intendo ossigeno? 25 ottobre 2026, 20esima dose di Rabose. I risultati dei campioni sono Bae e Endum, sono irregolari. Sarebbe bello avere un campione con braccia e gambe più grande e complesso. Li sta facendo evolvere in un modo o nell'altro. Un diario da bambini scritto in una grafia a sghemba. 3/11/2025, tempo cupo, tema, il lavoro di mamma e papà. Papà è un artista, disegna a casa, alcune volte una tela grande, altre usa la matita su dei pezzettini di carta, a volte disegno con lui. Papà a volte mi fa un ritratto, spesso disegna anche la mamma, dice che lo fa perché gli manca. Credo che la mamma sia un agente segreto, quando chiede a papà del lavoro della mamma, dice che lei indossa un camice bianco e fa dei test. Dice che non sa altro. Come detto, non può fare trapelare nessuna notizia. Vedo la mamma ogni 2 settimane. Ah, ok, allora comunque sì, posso vedere i familiari per una sola domenica ogni 2 settimane. Wow, comunque è pesante. Settimana scorsa non è venuta, ma questa verrà. Vorrei giocare con lei, ma è sempre con un uomo spaventoso, quindi non posso. Avrà tipo qualcuno che gli sta alle costole, un po' tutti i ricercatori avranno qualcuno che gli sta alle costole per essere sicuri che non spifferino nulla. Avevo chiesto alla mamma dei test, ma l'uomo spaventoso mi diede un'occhiataccia e la portò in una stanza. Lei lo seguì, continuando a dire di no.
Ok, questa roba è abbastanza inquietante. Da quella volta l'uomo spaventoso mi lancia occhiatacce ogni volta che viene da noi. Non voglio che quell'uomo venga a casa nostra. Probabilmente mi avranno fatto tipo il terzo grado, hai raccontato qualcosa, hai detto qualcosa, eccetera, eccetera. Immagino sia andata così, anche perché il bambino gliel'ha chiesto e lei continuava a dire no, probabilmente. Quel tipo gli avrà detto: ehi, tu hai raccontato qualcosa, ti sei fatta sfuggire qualcosa, eccetera, eccetera. Probabilmente. In realtà sanno solamente che fate i test e basta. E siamo giunti alla fine, signori. Questo è l'ultimo archivio che possiamo controllare. Qualcuno ha lasciato un registro. 9-12-2026, 184esima dose di Labose. Finalmente un successo. Labose ha reagito, muovendosi, consumandosi e sciogliendosi. Si è sciolto tutto finché è rimasta solo la sostanza nera. Beh, lictum endum, sono solo topastri rumorosi, si sarebbero dovuti sciogliere tempo fa. È confortante. Topastri? Hanno fatto dei test sui topi? 14-12-2026. La sostanza nera lasciata da Labose, dopo che ha sciolto tutto, non è un residuo, è una creatura vivente. È pura vita primordiale. Ok, quindi gli altri erano un composto organico, ormai tipo una roba morta, mentre Labosa, quando si è sciolta, ha lasciato vita primordiale? Qualcuno ha lasciato un biglietto. Manson, la vodka ordinata la settimana scorsa dal dirigente è arrivata oggi. Cacchiarola! Spero sia abbastanza forte per cancellare i risultati dei test di ieri. Più ci penso e più mi viene la nausea. Che cosa stiamo studiando esattamente? E perché? E se la cosa che ho creato uccidesse non solo la mia famiglia, ma chiunque? Vabbè, ci vediamo là. Ho bisogno di un drink. Beh, una cosa è certa, sicuramente in questo laboratorio stanno creando qualcosa di mostruoso. Se avete completato il mondo 11, o meglio ancora il mondo 12, sapete benissimo che Lorelein è una labosa, che è una testa mozzata, che aveva dei cloni neri, oscuri, a sua immagine e somiglianza, un po' come quella sostanza che potremmo definire vita primordiale, che poi esplodevano male e quant'altro, però nel mondo 12. Noi vediamo questo virus sotto forma di locuste, insetti, quello che sia, quindi probabilmente un'ulteriore forma di labosa o un altro ceppo, un qualcosa derivante da un batterio, da un virus o da un fungo. Probabilmente stanno creando qualcosa da vari organismi, visto che comunque i nomi erano anche più di uno. C'è davvero qualcosa di strano attorno al tema Labose, e come detto, sicuramente in futuro ci sarà qualche mondo dedicato solo ed esclusivamente alle Labose, a mio avviso. Ovviamente, signori, in futuro io continuerò a scalare l'ascensore orbitale, sbloccherò ulteriori informazioni e poi li andremo a leggere insieme. Non so se andrò a realizzare uno, due, tre video oltre questo, anche perché, come detto, non ho la più pallida idea di quando possa essere lunga l'ascensore, la scalata per l'ascensore orbitale. Ma signori, io direi che per il momento possa anche essere tutto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra, se avete qualche teoria, qua sotto tramite un commento, o magari, perché no, anche nella chat del server Discord, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate like, commentate e condividete il video per supportare serio il canale. E noi, signori, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!